Benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di un artista che mi sta particolarmente a cuore. Perché mi sta a cuore? Perché forse molti di voi ancora non sanno che oltre ad essere un amante dell'arte, sono anche un artista e dipingo praticamente da quando avevo 10 anni e non ho ancora smesso. Un po' di anni fa, mostrando le mie opere ad una famosa galleria di Milano, una di quelle che esistono sul territorio da più di 40 anni, il gallerista, vedendo le opere, mi ha detto: "Ma mi ricordano un po' quelle di Carlo Mattioli". Io sinceramente non sapevo neanche chi fosse e quando sono uscita, grazie ad internet, per fortuna che c'è, l'ho cercato e l'ho trovato. E non anticipo nulla, mi direte voi se davvero anche voi vedete queste somiglianze. Questa è la mia opera e nel vedere quelle di Mattioli valuterete voi se ci sono somiglianze o meno. Veniamo a Carlo Mattioli e cerchiamo di conoscerlo meglio. Nasce a Modena nel 1911 da una famiglia di artisti. Si trasferisce a Parma con la famiglia e inizia a frequentare l'Istituto di Belle Arti. Una volta diplomatosi, inizia ad insegnare prima ad Arezzo, poi a Firenze e successivamente a Bologna, sempre all'Accademia di Belle Arti. La moglie Lina diventa da subito la sua musa ispiratrice per i ritratti di nudo. Le sue opere ripropongono temi quali le nature morte, c'è un famoso cestino di Caravaggio reinterpretato alla sua maniera, molto singolare. Ci sono poi opere di arte sacra, paesaggi, ritratti, nudi. Queste sono un po' le tematiche che lui affronta e propone. Mattioli si esprime con un linguaggio molto forte, molto materico. La base è fatta di silicone e gesso ed è ricoperta da vividi e spessi strati di colori ad olio, tanto che alcune delle sue opere purtroppo, vuoi perché magari non conservate in ambienti a temperatura corretta, si stanno deteriorando proprio per questa presenza così spessa della materia. E sicuramente ciò che riesce ad esprimere in questo modo per gli appassionati di materico è qualcosa di straordinario. Hanno una potenza espressiva i suoi quadri che veramente arrivano dritti al cuore. Oggi è possibile visitare il suo studio presso il Palazzo Smeraldi di Parma e una selezione delle sue opere. La nipote Anna, che era l'unica ammessa nello studio quando lui era ancora in vita e posava ore e ore, infatti ci sono moltissime opere che parlano di lei, è lieta di aprire e di far conoscere le opere del nonno. Ha fatto un lavoro veramente impegnativo e faticoso sicuramente di catalogazione di tutte le sue opere. Mancano soltanto le opere grafiche, ma le opere pittoriche sono tutte catalogate in una meravigliosa chiavetta USB. In descrizione lascio il link per prendere appuntamento e visitare il palazzo con, come dicevo, laboratorio e selezione di opere e un link anche di un video che si trova appunto su YouTube e che ci dà un po' la dimensione di chi era il pittore Carlo Mattioli, l'artista. Interessante per chi ama il genere. Vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono somiglianze e un arrivederci al prossimo video.